Welcome YouTube, benvenuti a Grey. No, la zona di grande. Oggi ragazzi siamo qui con questo nuovo video dove parlerò dei match che ci saranno alla Royal Rumble, quindi i miei pronostici per la Rumble. Ragazzi, iniziamo subito. Partiamo con il pre-show. Abbiamo un match, me ne sono scritti qua, raga, perché sono troppi. Allora, abbiamo un match con dove c'è Kalisto, Lince Dorado, Gran Metallic contro Drew Gulak, Jack Gallagher e TJP. TJ Perkins. Allora, raga. Qua non me ne fotto un cazzo chi vince o chi non vince. Sparo un nome e dico i tre buoni, quindi Kalisto, quelli. Ma questo che cazzo me ne frega. Cerco di farlo stare nei 10 minuti il video. Proverò, ma sarà molto difficile. Riunendomi ai match, quelli, titolo, quelli normali dello show, ne vorrei azzeccare almeno la metà, quindi vediamo. Allora, abbiamo unendoci allo show, abbiamo il match per il titolo universale Stati Uniti, dove Bobby Roode farà una US Open Challenge e nel kickoff ci annunceranno, se non sbaglio, il partecipante, quello che sfiderà, da quello che ho capito. Se non ho capito male, se no vedremo. Comunque, sto match quindi non posso dirlo. Però dipende dallo sfidante, però io secondo me però al 80% Bobby Roode perderà il titolo. Non so perché, ma è così. Sarebbe bello magari torna su Rey Mysterio, un Batista. Vabbè, comunque cazzo sto fa. Non mi ha fatto un cazzo, dai. Vediamo come andrà a finire. Partiamo subito con i match partiamo con i match per i titoli tag team. Anzi no, parliamo subito per sì, tag team, però l'unico match senza titoli, cioè il match tra il club e i revival. Qui vincerà il club secondo me, anche se i revival sono abbastanza forti, ma il club riuscirà secondo me a averla meglio. Ma non è un match che mi interessa francamente, con tutto il pay per view, la card, questo match fa cagare, potevano anche non farlo. Comunque l'hanno fatto e io do questo pronostico. Andando avanti abbiamo il match per i titoli universali, cioè vabbè oregano, che cazzo sto di, per i titoli tag team di Raw. Dove abbiamo dove abbiamo Seth Rollins e Jason Jordan contro il The Bar. Qua vedo avvantaggiati The Bar. Peccato che però vinceranno Seth Rollins e Chad Gable, raga. Sto impappinato come una fracca. Cattue, raga. Mi sto incazzando. Comunque non abbiamo più il nome, raga. Non Chad Gable, raga, non c'ho più il nome. Jason Jordan e Seth Rollins, anche se è molto tosto come match. L'altro match per titoli è quello tra gli Usos e i due sfidanti, cioè Chad Gable e Shelton Benjamin. Sarà un 2 or 3 false match, cioè un match alla media del 3/2 cadute. Però sarà comunque a 3, perché è impossibile che fanno 2-0 secco. Fanno sempre 2-1, cioè 1-1, sempre sul secondo. Comunque raga, qua vincerà credo gli Usos, anche se gli sfidanti hanno molta possibilità. Però gli Usos secondo me sono più avvantaggiati e sono anche più forti. Quindi secondo me anche qua gli Usos vincerà. Comunque abbiamo tolto i due match per titoli. Passiamo quindi al match per il titolo. Raga, troppi match aspettate. Per il titolo, ahimè, per il titolo universale, perché da quello che ho visto, da quello che so Charlotte non fa nessun match, da quello che so Alexa Bliss non fa nessun match, a meno che fanno un match contro, ma non l'hanno visto in card, quindi non credo. Il titolo universale al 100%, ve lo posso dire così, a palmo vincerà Brock Lesnar, ma proprio sono convinto, perché la federazione è ambientata a far arrivare Brock Lesnar nei main event di WrestleMania senza, cioè sempre aver fatto con un F5 aver vinto. Sicuramente farà un F5 a Kane e schienerà, oppure farà un F5 a Braun Strowman e schienerà. Sicuramente andrà così, sono sicuro al 100%, perché poi arriverà Roman Reigns al main event di WrestleMania, boom, spear, F5 2, F5 forse 2, spear vince. Comunque, io me la immagino così. Comunque, raga, qua vincerà Brock Lesnar senza un bar di dubbio. Andando avanti, mi mancano, se non sbaglio, non vorrei ciccare,
il Royal Rumble match. Abbiamo il match per femminile, per Royal Rumble match dirò tre nomi. Allora, Royal Rumble match femminile, do. Anzi, partiamo con quello maschile perché sono più sicuro. Tre nomi sono John Cena, che è difficilissimo, Roman Reigns, che è più probabile, e poi un terzo, non do un nome, do uno che non è iscritto alla Royal Rumble. Lo so che può essere facile, ma l'altro anno ha vinto Randy Orton, che si sapeva. Quindi, non mai dire mai. Quindi, io, raga, do un nome per John Cena, Roman Reigns, oppure uno che non è iscritto, che si sa. Tipo Batista, per dire. Comunque, raga, questo è il mio pronostico. Per le femmine, invece, ho più difficoltà a scegliere. Prima di tutto, un'altra volta, uno che non è detto. E poi, gli altri due nomi sono o Becky Lynch. Asuka non vincerà mai, secondo me. O Becky Lynch o Sasha Banks. Sono questi due, no? Raga, questo è la carta. Iscrivetevi, lasciate un like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ditemi qua sotto la vostra. Voglio sapere magari cosa intendete voi. Cioè, cosa, quali sono i vostri pronostici. Se non sbaglio, li ho letti tutti. Quindi fatemi un attimo rivedere. Un attimo. Vediamo. No, mi sono dimenticato un match. Scusate, allora c'è il match tra AJ Styles e Sami Zayn e KO. Questo match è veramente tosto, forse il più difficile da scegliere, perché secondo me sulla carta vinceranno i due. Ma però avere un co-campione non è mai successo, quindi sarà molto improbabile che vinceranno. Io dico che vince Styles, ma non la voglio dare, quindi non è un mio giudizio. Ditemi voi qua sotto nei commenti, per voi chi vincerà. Vediamo quello che più ho votato, cioè quello che dite di più, secondo me avrà meglio. Dai, raga, fino alla fine però, forza John Cena. Bella, raga.